come se fa a dai tormenta all'anima che va a volare, se tu non scendi in fondo non lo può sapere. È vero, se non scendi in fondo non lo può sapere. Sta dietro, no? Non sta a guardare la chitarra. Non sta nervoso. Sta nervoso, l'hai fatto innervosire tu, scusa. Lo sai che è geloso, tu ti diverti a sfrugugliarlo, lo prendi in giro. E lui come i bambini. Uguale a loro. È uguale a loro. Sì. Però che bello però questo entusiasmo che ha, come si butta con l'entusiasmo in questa musica giovane, che poi non è un mondo così diverso dal suo. Io quando ho sentito la mia canzone cantata. Cantate con lui, la sua voce, con un secolo di storia. Guarda, come l'hai presa? A me mi ha fatto un strano effetto, ecco, ho detto, ecco l'alchimia della musica. Che bello. Quando ho scritto la canzone e lui l'ha cantata, in quel momento stavo applicato a costruire la canzone e tutto. Ma poi dopo, quando ho sentito la canzone sul disco, ho detto, cioè Roberto Muro l'ha cantata una mia canzone. E quella cosa lì mi ha scioccato per un attimo, cioè non ci credevo ancora poi alla fine. Senti, ma lui non vede l'ora di incidere una cosa nuova, una canzone nuova insieme? Tu hai scritto qualcosa che... Io gli ho scritto. Che può essere... Che può essere giusta per me, la fai sentire? Adesso? Perché no? Di avere anche questa sensibilità, cioè, a volte. Assolutamente sì, no. Ma infatti la canzone di cui parlo e che tu ricordi benissimo è che insomma hai cantato con Mia Martini quella canzone, lo sai? Sì, sì. Mia la si convince subito a cantarla con te, nacque immediatamente. O l'hai scritta proprio pensando anche a lei? No. Donna l'ho scritta pensando sì, a lei. Sì, Donna l'hai scritta pensando a lei, tant'è vero che poi lei ne ha fatto un grande capolavoro, l'ha portato, cioè è andato a un grande successo. Ma lei poteva far diventare capolavoro tutto quello che cantava, cioè, perché lei... Ti manca? Insomma, ma non solo a me, penso a tutti, una cantante così che cantava con l'anima, ce ne sono poche. E quindi Rosè nacque perché poi fosti tu a coinvolgere lei? Beh, ma noi già stavamo lavorando da molti anni insieme, facevamo già anche delle tournée insieme a lei, e durante il percorso io avevo anche, stavo facendo il mio disco poi, e fatta la mia ospite, è stato l'ospite. Sì. Sì. Grandissima ospite, sì. Magari. l'ultima domanda. Napoli ti sta più stretta, comunque ci vivi e ne pigli il meglio, oppure i tempi di oggi sono più difficili? Sta Napoli che adesso è inquieta, anche tutte le polemiche degli artisti che si schierano con o contro l'altro, la politica, le cose. Enzo Gagliarino sta sempre fuori dalla mischia. Ma non è una scelta d'immagine per dare un'immagine di uno che vuole stare fuori dalla mischia, anzi tutti amici miei voglio bene a tutti, cioè, figurati, non è questo. Io non mi schiero perché credo più nelle piante, nel senso che allora... Non le voglio offendere, non voglio offendere me, non mi schiero, però il voto io lo do a chi so io, voglio dire, non è che, no, ma non mi piace schierarmi, io la musica appartiene alla destra e alla sinistra, non appartiene solo alla sinistra, sennò sarebbe proprio il mondo non, come serve pure la corrente, serve un polo positivo e un polo negativo, se non si appiccia la luce, no?
Ecco, voglio dire, bisogna mettere l'intelligenza e sensibilità in tutto, se no, è quella che è la chiave. Certo. Poi sa, perché persone che l'intelligenza non ce l'ha, c'ha la furbizia e c'ha quella sensibilità per capire certe cose, ma a volte che sanno sa che loro, per esempio, che si mettono paura la sensibilità perché pensano che se diventa santa io non mi posso fare i soldi, non mi posso fare, cioè c'è sa, è molto sottile la cosa. Ecco, quando devono intervenire non so chi, sociologi, psicologi, questa è l'unica cosa per aiutare l'umanità a stare più distaccata da questa illusione del potere che è perverso, che l'uomo è una facile preda della perversione, e il potere piace a tutti, come dice mio fratello, ucicoli o cococco, ci piace a tutto quanto, che sarebbe il panino napoletano, il pagnottello, è un detto napoletano, che piace a tutti. Per allora bisogna stare attenti quando ti piace questa cosa, perché là c'è la vera malattia più terribile, perché ti fai una vita bruttissima, è attaccata a certe cose che poi insomma ti fanno diventare cattiva e fedente e fai del male agli altri. La cosa più è quello che a me mi fa tutto il contrario, non è essere attaccati a sé, amare la vita veramente nelle cose più semplici, c'è sta proprio quella chiave che noi stiamo cercando, non stanno nelle gra, perché tu, ognuno lo fa avere la moglie o la mamma o agli amici, così lui è capace di fare, è che sta cosa ha portato molte persone alla distruzione, apparire, no? E penso che questa è bisogna stare attento su queste cose. La vita è fatta di cose semplici, si può vivere felici con le cose semplici, basta distaccarsi e non mettere sempre l'emozione in qualsiasi mettere l'emozione, chi l'ha detto una cosa e tu subito ti fai pigliare, no, non mettere che l'emozione, che sono provocazioni, ci sono larve nell'aria, onde che provocano per alimentarsi di questi sentimenti negativi. Sembra una stronzata, ma non è così, è proprio così, perché fai la prova, dici una cosa a uno e vedi chi lo come ti aggredisce. Ecco, allora questo è il mio lavoro che sto facendo, quello di emozionare. Io cerco sempre di non parlare all'involucro, che è temporale, è un mezzo per far ricepire, l'involucro è un mezzo per far entrare delle emozioni e cose, ma se è ottuso, se bisogna lavorare proprio lì, nel senso, tu quando più passione ci metti, più sentimenti ci metti, più riesce a comunicare la parte essenziale delle persone. Allora la mia vera rivoluzione è questa, non di convincerti che il partito fa schifo, quell'altro, che è un mondo che non mi interessa. A me interessa il mondo dell'invisibile, dove stanno i sentimenti. Io lo posso fare perché crea emozioni, crea melodie, cose che mi emozionano prima a me, e poi voglio che si emozionano pure l'altro. E devo dire che ci riesci perfettamente. Tu hai reso delle canzoni classiche napoletane delle opere d'arte. Tu hai fatto Tuca non chiagna, che sembrava una canzone così. La tua versione è capace di scavare dentro, ma andando per passione e tante altre. Tu Canonchi anche l'hai fatta a tuo modo, ti ricordi quando la rielaborasti? Ma tu, io l'ho cantato voce e chitarra nella maniera più cruda, più vera, e mi ricordo che ho rispettato tutta la melodia, poi è la mia personalità, è il mio modo di essere, il mio canto che esce, che sembra chissà che modifica, invece ci sta nessuna modifica, se tu ascolti bene c'è tutta la melodia originale, e là è proprio perché la mia voce che piglia forma, fa piglia forma, assolutamente poi. Sì, assolutamente. Emozione ed è strumento musicale, diventa strumento musicale addirittura la tua voce, diventa capacità di andare oltre l'involucro, come tu dicevi, no? E beh, io poi mi affido allo spirito, all'anima, la voce è un modo per esprimere il suono,
cerchi di usare il suono dell'anima, mai pensare, mai cantare, capito? Entrare in queste armonie che tu stai a senti le armonie e tu ti butti dentro come fosse l'oceano. Per questo ogni concerto tuo è un concerto particolare. Sì, non è mai lo stesso, perché sono fatto di tanti umori. Sì, lo so, perché mi fa pure a me, non solo al pubblico. Qui parliamo di Enzo. Enzo Gragnaniello è una voce particolare di Napoli, è la voce della ricerca, la voce della poesia, è una voce che indaga anche il sentimento partenopeo. In questa città forse si è un po' distratti, ci si fa attrarre anche da cose di qualità assai scadente. Tu sei stato sempre uno che su questo non ha mandato a dire le cose, ha dette chiaramente, le ha dette sempre con grande limpidezza e lealtà, quella lealtà che ti fa sempre caratteristica. Intanto che sta facendo Enzo Gragnaniello in questo periodo oltre ai concerti? Beh, insomma, come dicevi tu, sto sempre alla ricerca, ma no, di note. Le note ci girano attorno, ci stanno dentro, le note le trovi anche nell'acqua, sul mare, nei boschi, ma la vera ricerca è ricercare nei miei sentimenti, nei miei dubbi, nelle mie ansie, se ci sono, cercare sempre la chiave per oltrepassare tutto questo e per, insomma, per vedere meglio chi sono, che devo fare, che la musica già esiste, sta nell'aria, noi siamo solo dei mezzi. Migliorare noi, avendo lo spirito più illuminato, elevato, diciamo così, no? Sei più anche più ricettivo all'inesprimibile, alle cose che razionalmente non vengono recepite, perché c'è interferenze proprio culturali, sociologiche, anche diciamo il disagio che c'è sociologicamente parlando. Non, a volte non si riesce proprio a percepire delle cose, si perdono tante cose. Allora la mia ricerca è cercare sempre me stesso quanto più è possibile. Non voglio fare, non parlo da buddista, parlo da le religioni, non sono interessante fino a un certo punto, però ecco, quello di essere libero, però anche di pensare, e tutto questo fa in modo che poi una composizione, qualsiasi cosa espressa artisticamente, non è filtrata da cose materiali, diciamo, ma ecco, questa è la vera ricerca, quella di riuscire a essere più fluibile nel percepire e nel aspirare e respirare. Come se... Tu hai fatto canzoni bellissime, e queste canzoni sono state cantate anche da autori assai noti, hanno fatto la storia della canzone italiana, la storia della canzone napoletana, basti per parlare di Roberto Murlo, di Mia Martini, che erano stati i tuoi grandi amici, oltre che essere i tuoi interpreti delle tue canzoni. Si dice sempre ad un artista che compone canzoni, le tue sono, ne ricordo tantissime, qual è quella alla quale tu maggiormente affidi gran parte di te, o un po' sono in tutte le canzoni, sono tante parti? Sai, io vedo un po' tutte le cose che ho scritto, che, insomma, che ho realizzato artisticamente, io vedo dei frammenti, ognuno di loro è un frammento. Messo insieme io riesco a vedere il mosaico, non riesco a vedere anche un angolo, quello più dove la melodia magari è meno importante di quell'altra, in quel posto è meno importante, è più importante magari la parola che ho detto, insomma è un mosaico i miei pezzi, ecco, io li vedo così, ma non riesco a dire, perché Con me per esempio è una canzone che ha avuto un grandissimo successo, no? La canzone cantata da Murlo e Mia Martini, in tutto il mondo, non solo qui in Italia. Ti ricordi come nacque quella canzone, quando l'hai scritta, il momento, il luogo in cui l'hai scritta? Ti ricordi questa cosa? Beh, insomma, sì, l'ho scritta a casa. Quindi qua? Sì,
Come questa casa ti ispira molto? Beh, questa casa è una casa bella, positiva. C'è energia positiva qui? Sì. Sì, pure perché sono da tanti anni ne ho fatto suonate da solo qui. E evidentemente io credo nell'energia, perlomeno crediamo nell'energia, volimmo dire ma l'energia esiste. Ma tu più energie emani, positive, pensieri belli, poetici, io penso che le mura, anche, specialmente queste mura che sono fatte di tufo, assorbano. E tu quello che dai, quello ricevi. E chiaramente poi vengo ispirato pure. L'ultima cosa, poi dopo mi alzo, ti faccio dire delle cose rispetto al concerto del 28 di giugno. Che cosa stai preparando per il futuro? No, io quando si parla di futuro, io penso sempre al futuro che sta preparando. Che sta preparando il futuro per me. Il futuro non posso preparare niente, che la vita è imprevedibile. No, io vivo di aria, di momenti. Il futuro, spero che il futuro non per me, ma per tutti, sia sempre più luminoso, più vero, insomma, più armonioso, come me, come poi del resto la vita, come l'universo, che è bellissimo. Sì, ma solo noi, soggetti sociali non identificati, come gli UFO. E allora è solo questo il problema. Perciò mi impegno a migliorare me stesso, veramente, ma non sto facendo un fatto spirituale, come fanno, ma è proprio è la verità, migliorare se stessi, riesci a pensare e a comunicare che la vita vuole, perché noi siamo, come lo ripeto, siamo solo mezzi, niente di pure una cozza è bellissima, il colore, se tu la apri vedi un sacco di, cioè voglio dire, tutto è bello orange flowno, tutto ma è bellissimo. Allora tu avrai la bellezza anche nelle cose più che ti... Certo. No? Senti, invece cosa ti fa paura? Stai lontano da cosa? Le cose che ti fanno paura, che fanno paura Enzo Gragnaniello? Sono lontano sempre da me, quando sto incazzato. No. Io... Ma sicuramente lontano dal banale, dalle cose che... Ma però non le condanno, tutte le cose banali, sono importanti perché... Alla rendi conto, poi invece quali sono le cose più importanti? Come l'acqua fredda e l'acqua calda, no? Beh, insomma, io anzi non voglio stare lontano da niente, voglio stare molto vicino. Molto vicino, che la vita è breve e mi piace affrontarla tutta in pieno. Davvero l'ultima cosa, ti ha toccato nelle canzoni due tanti temi forti. Ricordiamo Rosè, Notte, Sera e Mattina. Delle storie di vita, di una vita che appartiene a tanta gente differente, no? Insomma, la prostituta era prostituta 100 anni fa, prostituta oggi, lo sfruttamento, la mancanza di lavoro. Hai fatto delle canzoni bellissime su certe storie di vita incredibili. Ma non raccontando la loro vita quotidiana, diciamo, ma raccontando l'emozione che provano le persone disagiate e costrette come la prostituta a prostituirsi. Perché... Rosè, io non capivo quando parlavi, io non sentivo le tue parole, pensavo solo a toccarti il seno, quello sul tuo petto dove vive un cuore grande così. Rosè, la notte fredda si accende il fuoco nel letto e bene brucia ancora amore. Rosè, rimane ancora sotto il lampione, io sto arrivando a portarti un fiore. Rosè, racconti a tutti cos'è l'amore, quello pagato soltanto a ore, racconti cos'è.
non c'è, non c'è la luna.